ritrovati, ospite di eh, Spazio Città Guglielmo Minervini, capogruppo in Consiglio eh, regionale eh, eletto Consel, adesso dobbiamo parlare di sinistra, eh, di sinistra italiana. A sinistra ecco. Noi a la sinistra per la civica. Puglia, la lista civica, certo. Eh, con, con, con te Minervini vogliamo un attimo... Eh, Fare il punto della situazione eh, politica, eh, guardando, a, siamo quasi a un anno di legislatura, tra poco eh, chiuderemo il primo anno, eh, tu è eh, la terza legislatura a cui eh, partecipi, quindi hai fatto le due eh, legislature con eh, Nichi Vendola e stai facendo questa con Emiliano, diciamo <ride> facendo parte della maggioranza, ma in modo piuttosto sofferente. Allora, dove sta andando eh, la Puglia con Emiliano? Partiamo da questo. E quali sono le differenze che tu stai avvertendo rispetto alle due legislature in cui hai collaborato con il Presidente Renno? Ovviamente bisogna fare una lettura articolata, no? Ci sono delle differenze sostanziali non solo nello stile, nel carattere, nella comunicazione, nel modo di fare tra i due presidenti, ma direi proprio nella impostazione dell'azione di governo. E di positivo Emiliano eh, sta... Eh, vedo soprattutto il lavoro che sta facendo per... Eh, esaltare alcuni temi politici che oggi rischiano di sparire dal dibattito pubblico nazionale. E Emiliano ha il grande merito di parlare con voce ferma, forte, autorevole di Mezzogiorno, in una fase nella quale nell'agenda nazionale il Mezzogiorno di fatto è scomparso, mm. tutte le politiche e verso il mezzogiorno sono state sostituite da una serie di interventi di carattere puntuale, penso al contratto di programma su Taranto, no? che è un intervento specifico ma senza un quadro strategico complessivo che il governo nazionale ha maturato per dare un impulso di rilancio, per fare del mezzogiorno una leva anche della ripresa italiana. Emiliano sta calcando moltissimo i temi ambientali e io condivido questa sua scelta perché gli è arrivato il momento di chiedere il conto come Puglia. No? Noi abbiamo pagato tantissimo dagli anni 60 fino ad oggi su una serie di scelte che i governi nazionali hanno fatto. Nell'interesse generale, ma soprattutto sulla nostra testa, penso all'Ilva, penso alla centrale a Cerano di, a carbone di Brindisi, penso alla centrale Enel ancora a Taranto, e penso a quello che è accaduto nei decenni scorsi, per esempio, a Manfredonia con l'Enichem. No? Allora, la Puglia è piena di queste ferite e siccome siamo in un tempo nel quale. Si guarda con una certa determinazione al futuro, per esempio l'Europa adesso con COP21 ha detto che nel 2020 bisogna decarbonizzare tutto, tutta la produzione energetica, bisogna gradualmente porsi nella prospettiva di uscire dall'epoca dei fossili. Emiliano giustamente sta ponendo questi temi sul, molto concretamente sulle questioni ambientali che abbiamo in Puglia, Brindisi a Taranto in modo il particolare il referendum sulla, uh, sulle trivellazioni, lo possiamo inserire in questo filone? Assolutamente sì io ho avuto modo di dire negli scorsi mesi che la Puglia avendo intrapreso un suo autonomo percorso di sviluppo, non è più il mezzogiorno depresso di 30 anni fa è il mezzogiorno mm. avanzato, è però lo diciamo da un dinamico, po' di tempo è un dinamico, vitale mm. diciamo che e consapevole rispetto al passato delle sue potenzialità. E quindi che cosa ha prodotto questo? Un cambio culturale secondo me fortissimo, cioè abbiamo capito che l'ambiente, il territorio, il mare costituiscono non solo risorse culturali, ma risorse economiche per lo sviluppo di questo territorio. Pensa a quello che è accaduto nel turismo in questi anni, no? Siamo andati in controtendenza Perfetto. rispetto all'Italia. Questo con una significa crescita che impetuosa. ciò che prima non aveva valore oggi per i pugliesi ha valore. Certo che il referendum sulle trivelle rientra in questo solco, c'è il timore che queste risorse possano essere depredate secondo la vecchia logica. Che siamo di fronte, diciamo, ad una sorta di reiterazione del reato, no? Quazione a ripetere, no, si continua a fare quello che si è sempre fatto in un sud depresso. Oggi il sud non è più depresso, giustamente ha un'attenzione eccezionale sugli equilibri ambientali grazie ai quali può costruire una prospettiva di sviluppo. La cosa molto simpatica è che in questo blackout mediatico sul referendum e che riguarda appunto le concessioni sulle trivelle, quelli che stanno in prima linea a mobilitarsi, qualche giorno fa era a Vieste, poi a Castellane, sono gli operatori economici, sono gli albergatori, i ristoratori. Per esempio domenica sera abbiamo fatto una bellissima iniziativa a Morfetta in cui in prima linea erano gli armatori da pesca, no? sono le categorie produttive che dicono lì c'è una prospettiva di sviluppo diversa da quella che ci volete imporre e quindi per la prima volta un conflitto come si può dire tra due visioni tra due idee di futuro e io penso che sia il segno che finalmente la Puglia è un pezzo di sud che si è messo in piedi e sta camminando con le proprie gambe oh, però se andiamo in quindi il filone ambientale il posizionamento ambientale di Emiliano io lo trovo estremamente condivisibile poi c'è un altro terzo elemento se vuoi completo il sì, quadro certo, certo, sì. certo. poi mi guidi tu che è quello come si può dire sociale no? E la grande operazione un po' simbolica, adesso vedremo quanto concreta che è stata fatta in questo primo anno di governo Emiliano è stata la legge sul reddito di dignità no? sul red famoso. Ecco era un'operazione con la quale io l'ho definita così in Consiglio regionale. Abbiamo operato una sorta di scelta forte di redistribuzione del reddito. Prendiamo 70 milioni di euro e in un momento di crisi sociale acuta in cui la quantità dei poveri in Puglia cresce, sono almeno 300.000 quelli che arrancano e che non ce la fanno, noi con 70 milioni di euro colpiamo una parte significativa, la parte più debole di questa popolazione. Anche questo è un messaggio rispetto alle politiche nazionali, si tratta di una misura che in gran parte dell'Europa è già applicata, sperimentata, collaudata da decenni, il governo Renzi l'aveva più volte annunciata. E nessuno, oh, è stata anche questa derubricata dall'agenda delle grandi, si preferiscono gli 80 euro, va bene, sulla... I 500. Perfetto, diciamo. appunto, gli oboli, piuttosto che misure di giustizia sociale, come l'avremmo de definita, diciamo... Con linguaggio vetero comunista. Esatto, o vetero cattolico, <ride> diciamo. Ecco allora, questi tre, il meridionalismo, l'ambientalismo e questo tema, come si può dire, dell'inclusione sociale, della giustizia sociale, sono stati i tre temi politici forti che hanno caratterizzato questo primo anno. E questo è il punto di forza. Accanto a questo al, alla luce, diciamo, ci sono anche degli scuri e secondo me riguardano proprio l'amministrazione, la qualità dell'azione amministrativa, mm. il lavoro quotidiano sulla sanità si fa fatica e si fa fatica nel governo, per esempio, di una filiera complicata come quella dei rifiuti, allora eh, vorremmo che il governo emiliano, del quale noi facciamo parte, intendiamoci, fosse più efficace anche nell'azione amministrativa, cioè che accanto alle grandi proiezioni politiche fosse in grado di garantire ai pugliesi che le cose buone che hanno funzionato in questi anni non subiranno delle flessioni, non subiranno degli allentamenti, delle distrazioni, ma che su quella strada faticosa di riforma si va avanti. Ecco, eh, io voglio restare eh, sugli aspetti politici, poi andremo su, sui temi amministrativi naturalmente. Eh, facendo un salto indietro di un anno e andando alla campagna elettorale, eh, io ricordo... Eh, le forti polemiche che Emiliano ha fatto rispetto all'amministrazione precedente. Sì. Cioè, eh, non è stato tenero nei confronti del governo di eh, Nichi Vendola, anche con polemiche a distanza piuttosto vivaci ora, lei, eh, tu eh, c'è qual qualche defianza dell'amministrazione ventola che ha trovato una raddrizzata nel governo Emiliano? Cioè, considerando il forte atteggiamento critico rispetto eh, evidentemente ad aspetti della gestione precedente, poi si è stati conseguenziali, almeno in questa prima fase della legislatura? Sì, diciamo che nella campagna elettorale di Emiliano il cliché della discontinuità è stato determinante, sì. no? E fino al punto da acquisire quasi un carattere dogmatico, un po' ideologico, di no? <coughs> discontinuità a prescindere da una valutazione di merito. Io ho avuto diverse volte nel corso di questo anno modo di ricordare a Michele Emiliano che la campagna elettorale poi ad un certo punto finisce mm. e quando entri nella trincea del governo, di fronte a tutti i problemi incredibili con i quali la Puglia deve fare i conti non puoi permetterti il lusso di avere un atteggiamento sommario, devi essere in grado di valorizzare le cose buone, di raddrizzare appunto le cose storte. Io penso che questo atteggiamento non ci sia ancora nella misura adeguata che prevalga ancora, diciamo, in alcune scelte il bisogno di prendere le distanze. Eppure ci sono alcune, alcuni ambiti delle politiche pubbliche fatte negli scorsi dieci anni che l'Italia ci invidia, che sono un po' il nostro oh, fregio, no? Eh, se penso al lavoro appunto fatto nel terreno e alla promozione turistica del nostro territorio, eh, la Puglia non esisteva nella cartina geografica dei tour operator. Oggi è una delle prime destinazioni turistiche del mondo come dire, squadra che vince non si tocca quella roba lì va secondata va accompagnata, va migliorata perché ovviamente i tempi cambiano certo. oggi c'è una crisi terribile per esempio nel Medio Oriente tutto il Nord Africa che sta generando una variazione dei flussi turistici no, bisogna stare dentro i cambiamenti e provare ad intercettarli con l'intelligenza eh, avanti ieri si è chiuso il Bifest no? se penso a tutta la politica culturale che ha messo in piedi non gli eventi lustrino, ma un sistema di imprese culturali, no? E sul teatro, il cinema, la musica. La Puglia è un laboratorio di riferimento sul piano nazionale e noi prima non avevamo alcuna tradizione culturale. Sì, sì sul infatti, piano nazionale. non avevamo forse neanche un'identità regionale. Ma se appunto prima informalmente ne stavamo chiacchierando, non avevamo una letteratura regionale. no? Se pensi che eh, appunto la grande tradizione letteraria del Mezzogiorno era quella napoletana, quella siciliana, sì. la Puglia non esisteva letterariamente. Oggi abbiamo un giovane scrittore che ha vinto il premio Strega di Bari, no? Nicola La Gioia. Sì. Sì. C'è cioè, eh, una produzione cinematografica che non è che utilizza la Puglia come set, ma racconta anche la Puglia e attraverso la Puglia ha l'ambizione di raccontare un pezzo dei cambiamenti di questo paese. No? Quindi, stiamo parlando di una regione che ha acquisito consapevolezza nella capacità C'è un successo nazionale dei comici pugliesi. Per esempio. Per esempio. No, perché avevamo avuto i Toscani, avevamo cioè... Assolutamente, che Cozzaloni lo oh, riconfigura all'interno sì, di Ma voglio questo. dire, anche Alessio Giannone, è, Pinuccio, e tu tutta la schiera sta riempendo i teatri del nord. Adesso. Assolutamente sì. d'accordo. Quindi significa che la nostra identità culturale, piuttosto che un dialetto di cui vergognarsi, è diventata una risorsa con la quale puoi raccontare un pezzo di questo mondo, di questo tempo. No? Ora, tutta questa roba è frutto, diciamo, di un'effervescenza del, del tessuto, diciamo, significa che la Puglia è vitale, ma è anche stato, diciamo, in qualche modo influenzato dalle politiche pubbliche. Io penso che quelle politiche non vadano toccate e invece ci sono una serie di strappi che mi inquietano non c'è un assessore alla cultura, non c'è un assessore al turismo, e mi inquieta. Eh, altro esempio, quello per il quale mi sono abbattuto, le politiche giovanili che noi abbiamo realizzato qui in Puglia sono state, diciamo, un laboratorio di innovazione in Europa, premiate, riconosciute, copiate dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Lazio, no? e lì c'è stato uno strappo, una discontinuità che in questo momento di fatto ha prodotto una paralisi, insomma, uno stallo. Ecco, a me questo duole. Dopodiché è ovvio che sul tema dei rifiuti c'è bisogno invece di una discontinuità forte, di una determinazione eh, estremamente ferrea per vincere le resistenze sul territorio che impediscono la realizzazione, per esempio, degli impianti e quindi la chiusura del ciclo. I comuni non fanno gli impianti, gli ARO non, non hanno fatto le sì, gare. Sono stati commissariati. Ecco, quel commissariamento diciamo, è una discontinuità sana, positiva. Non so se mi spiego. Sì, sì. Allora ci sono delle cose nelle quali la discontinuità sarebbe stata un valore, come i rifiuti, delle cose nelle quali la discontinuità, francamente, è ingiustificata. Sì. Va bene? Io sono inquieto perché così appunto rischiamo di azzerare una ecco, stagione. Ecco, il vostro ruolo. In questa fase qual è? Io, onestamente, vedo quello che era il leader eh, diciamo della Puglia e del, eh, di Sel, mi riferisco a Nichi Vendola eh, piuttosto distaccato dalla, dalla politica un po' stanco, non, non lo so, non eh, vedo eh, vedo eh, una sinistra marginale nel governo nazionale e marginale anche nel governo regionale. Vedo un nuovo soggetto politico, quello di sinistra italiana, che eh, ancora... Eh, sta ancora nell'incubatrice, eh, non si riesce ancora a tirare fuori dall'incubatrice che resta neonato, ma perlomeno eh, tirato fuori dall'incubatrice significa eh, che si, si è accertato alla sopravvivenza del, 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 del bambino. Allora che ruolo? Perché nel, invece, eh, mentre sono fortemente in contrasto eh, al momento Renzi ed Emiliano, eh, il percorso politico mi sembra molto simile c'è cioè un forte sbracamento verso destra e abbiamo il Verdini a livello nazionale abbiamo l'operazione Spina eh, l'ultima ma ne aveva già fatte tante altre durante la campagna elettorale eh, e anche quando era sindaco di, eh, di Bari allora eh, torno alla domanda Qual è il vostro ruolo? Che riflessione dobbiamo fare? Che idea si è fatta adesso? Veniamo proprio alle cose di casa nostra anche della stessa eh, operazione fatta con eh, il sindaco di Bicelli. Allora, eh, hai ragione tu a dire che Sinistra italiano è ancora nell'incubatrice, uscirà dall'incubatrice a dicembre. Il percorso Costituente è appena partito. In questo momento, diciamo, sta vivendo i primi vagiti no? Sta, eh... però non si presenta a Milano il che lascia eh, molto perplessi eh, sono passaggi non, politici cioè... troppo prematuri rispetto anche che, Ma stiamo parlando anche delle principali città italiane eh, anche con una forte tradizione diciamo eh... allora nel caso specifico di Milano penso che abbia inciso molto l'incertezza con la quale Pisapia ha gestito anche la transizione e diciamo, la tiepidezza con la quale ha avvertito la responsabilità di governare un po' il trapasso, tenendo insieme anche una bellissima esperienza politica che credo sia stata anche una delle più interessanti esperienze amministrative. Cioè io certo. do un giudizio molto positivo per il lavoro che è stato fatto in questo quinquennio. Cioè ci sono troppe variabili ancora che hanno bisogno di essere miscelate all'interno di un progetto politico e questo percorso è appena partito. Ci trova nel passaggio degli amministrativi un po' impreparati, per cui la stella che noi stiamo seguendo, la stella polare che stiamo seguendo è accompagnare tutte le esperienze di cambiamento sane, vitali, pulite, che si manifestano sul territorio, indipendentemente da un, come si può dire, vincolo. Di, di legame con le sigle. Se questo sta dentro il PD si fa con il PD, ma se il PD sta dall'altra parte, come spesso sta accadendo un po' in tutta Italia e soprattutto qui in Puglia, le nostre, la nostra scelta elettorale sarà, diciamo, con uh, liste che avranno magari un carattere civico, ma fuori dal PD. Eh, eh, ma questo, è uno, questo per esempio sta è cadendo. uno degli argomenti del dibattito perché c'è chi dice, io non esco dal PD. Hanno detto ad esempio sì. Fassin per fare un partito che poi si deve alleare con il PD, perché in tal caso restavano nel allora, PD. Allora io, io vorrei che non si ideologizzasse il tema: il PD non è una massa informe né un blocco monolitico. In alcune realtà territoriali diciamo un interlocutore politico con il quale si possono fare percorsi di cambiamento. In altri è andato, nel senso di un blocco di potere. Io penso che con questo blocco di potere Sinistra italiano non debba avere anzi, ma debba avere un atteggiamento lei dice di, sì. di stimolo critico, diciamo di sfida competitiva. Negli altri dove penso a Molfetta no? Fino a quando sarà possibile, ma penso anche alla regione. No? Noi siamo in una interlocuzione molto vivace, molto dialettica, nella quale noi facciamo valere, tu mi chiedevi qual è il ruolo che ci siamo assegnati dentro questa esperienza di governo. Un ruolo di, riprendo anche questa espressione dal passato, dal mio passato, no? di coscienza critica, di spina nel fianco. Vogliamo essere la spina del fianco di questa amministrazione, sia sul piano delle scelte di governo. E lo abbiamo dimostrato nella sede di redazione del bilancio, quando il bilancio rischiava di trasformarsi nell'ennesima questua eh, informe. Noi abbiamo puntato su pochi obiettivi politici come quello appunto della lotta al caporalato e abbiamo fatto una grossa battaglia notturna diciamo, nell'ambito della maggioranza per ottenere che il bilancio avesse qualità politica e non fosse appunto... Avete finito la sede del mattino se non ricordo. Esatto. Me. E l'abbiamo dimostrato sul Red. Perché REND è una misura diciamo, che ha quel carattere sociale forte, no? però può degenerare rapidamente una misura assistenziale, nei vecchi lavoratori socialmente utili. No? Abbiamo presentato 60 emendamenti per correggere meglio ancora, mettere dei paletti, poi dipenderà molto dall'attuazione. Lo abbiamo dimostrato adesso in fase di redazione del piano di riordino della rete ospedaliera. Che per me è stato bocciato. E noi rischiamo di è pagare... È stato questo... bocciato su una serie di osservazioni che erano i nostri rilievi critici che il governo purtroppo non ha inteso ascoltare preventivamente. Adesso ha detto che Quindi si è... Apre... No, tu non ritieni che sia stata una sorta di ritorsione nei confronti dell'Emiliano eh, in fase di forte scontro con Renzi? Io Perché auguro... c'è il timore, c'è l'aspettativa. Eh, che questo scontro possa in qualche modo provocare delle infantili reazioni? Eh, reazioni. Eh, io oh, ti posso dire che, delle volte, diciamo, non apprezzo moltissimo lo stile e il linguaggio, nel sì. senso che mi porto dietro dalla mia cultura, ma devo dire anche positivamente dall'esperienza di dieci anni con Vendola uno stile istituzionale che riesce a mantenere distinto il confronto con gli interlocutori istituzionali dalla legittima polemica politica. La sovrapposizione eh, di questi due livelli non porta bene. E io penso che in quest'ultimo periodo questa sovrapposizione, l'idea che la Puglia faccia parte della rissa, della polemica che Emiliano sul piano politico e sul piano delle volte anche personale Correnzi ha ingaggiato, ma insomma questa inquietudine c'è e, e come tutti gli stiamo dicendo bisogna essere cauti, parchi nel linguaggio, perché ovviamente bisogna proteggere la Puglia, bisogna evitare che la Puglia paghi dei prezzi eh, immeritatamente. No? no, io glielo chiedo allora, anche. Sul piano così. il timore che ci sia un'ombra punitiva... Soverchia il merito, c'è. Mi auguro che a Roma diciamo, sappiano. Allora, la mia domanda scaturisce: usare correttezza anche, istituzionale? Diciamo, ascoltando i, i, i numerosissimi talk show che diciamo, eh, abbiamo sulle, eh, sulle reti nazionali, eh, c'era eh, esponenti del PD che sottolineavano come è vero che il referendum è stato chiesto da nuove regioni. È anche vero, dice, che gli altri presidenti in qualche modo si sono sfilati e quindi sostanzialmente chi è, solo è un referendum tra Renzi e la Puglia. Io ho fatto un salto sulla sedia, cioè qui lo scontro andava radicalizzato soltanto su una regione, su un personaggio, dice, vedi gli altri si sono sfilati, qui è stato soltanto... Eh, chi vuole dare un'accezione fortemente politica alla vicenda e, e un po è così, nel senso che il governo, siccome abbiamo questa anomalia del presidente del governo, che è anche segretario del partito, ha esercitato un'influenza molto. Anche il presidente della regione che è il segretario del esatto. Partito. Esatto, in questo caso spero per qualche settimana ancora. Ha esercitato un'influenza diciamo molto pervasiva per diciamo, temperare l'esposizione di tutta una serie di presidenti di regione che inizialmente erano in prima fila, erano in trincea e hanno dato l'impressione pian piano di no, ritrarsi. Però eh, prima perché chiudiamo questo aspetto, poi chiamiamo la pubblicità, poi parliamo di aspetti amministrativi, giusto per chiudere la parte... Eh, la riflessione di carattere politico, però devo dire il fatto che Emiliano è rimasto in trincea da solo a difendere mm. la battaglia, io lo trovo apprezzabile. Eh, ma questo lo fa diventare un eh, personaggio politico di rilevanza nazionale o un feudatario, o comunque un feudatario che non riesce a, a, ad aggregare eh, nulla attorno a sé e che quindi resta a governare un feudo lontano. Uh, dal centro che uh, il signore in questo caso il presidente del Consiglio, il re uh, tollera, dice "Beh, è un po' infedele il ragazzo, ma tutto sommato non può fare danno più di tanto". Ma io penso Oppure lo uno fa credere, perché Emiliano ha questa ambizione di diventare un leader io nazionale. Io penso nell'uno o nell'altro, nel senso che credo che il messaggio sostanziale di Michele Emiliano è che i feudi non esistono più. In questa Italia di oggi i territori, le regioni vogliono essere i protagonisti delle scelte che si consumano. E questo credo che sia un punto della domanda di cambiamento che ha un carattere fortemente politico e che è sfuggito a Renzi, nonostante le sue eh, diciamo promesse iniziali, Renzi è esploso per questa ragione, da, ha, ha dato l'impressione diciamo di essere la chiave giusta per far saltare tutta la ruggine per liberare le potenzialità degli italiani, no? Nel momento in cui si rovescia e diventa un nuovo blocco che impedisce appunto alle energie del paese, alle energie vitali del paese di esprimersi, è chiaro che quella domanda rimane nuovamente insoluta. Emiliano sta provando a dare voce. Questo corrisponde ad un progetto politico, ha una prospettiva politica, lo fa crescere, non te lo so dire, nel senso, lo vedremo. Lo vedremo. Ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi eh, parleremo diciamo, di aspetti amministrativi importanti che poi interessano i cittadini eh, anche più di quelle che sono le riflessioni politiche. Lo faremo tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio. Per continuare la nostra intervista a Guglielmo Minervini, consigliere regionale e capogruppo della lista noi a sinistra per eh, la Puglia. Eh, Minervini, avevamo detto prima dell'interruzione pubblicitaria che avremmo parlato anche di eh, aspetti di carattere amministrativo. Lei, eh, ha mostrato le sue perplessità per il fatto che dici manca l'assessore alla cultura, manca l'assessore al turismo, ma l'assessore alla sanità ce l'abbiamo? Eh, io l'ho ripetutamente eh, denunciato questo vuoto. Mm. Eh, so che si è anche irritato il Presidente Emiliano, ma insomma è la mia idea. Io penso che la sanità vada soprattutto, specialmente la sanità, sia un sistema così complesso che richieda un presidio di 48 ore al giorno. Non è possibile affidarla ad una tensione intermittente, laterale, diciamo, quando c'è tempo. Perché un pachiderma, io lo immagino così, come una specie di macchina di motore straordinariamente complesso. E ogni giorno bisogna andare a controllare ogni valvola che determina servizi e determina spesa. E se non controlli quotidianamente quello che accade, rischi poi di trovarti in un arco di tempo brevissimo delle sorprese spiacevoli, cioè che il servizio si degrada, che non c'è una buona qualità del servizio, che gli appalti ti sfuggono di mano, che la spesa, per esempio, farmaceutica diventa fuori controllo. No? Sono i grandi temi. Noi su questo avevamo raggiunto una buona capacità di controllo. Devo dire, con l'ultima sequenza di assessori, da Fiore alla gentile a Ettore Attolini, ma anche l'ultimo contributo che ha dato Donato Pentassuglia di particolare generosità, pur non essendo diciamo, competente in materia e un assessore che io ho visto nell'ultimo scorcio del mandato applicarsi con una dedizione integrale, persino notturna, ebbene questo aveva prodotto il fatto che con grande fatica la Puglia stava uscendo dal piano di rientro. E negli ultimi due bilanci aveva i conti, almeno i conti in ordine, addirittura con la Corte dei Conti che ci ha apprezzato perché l'ultimo bilancio aveva 8 milioni di utile, paradossalmente. Questa disattenzione, questo vuoto all'assenza di un assessore, dal mio punto di vista, sta producendo una serie di problemi. Primo è che stanno ritornando i debiti, ne abbiamo avuti nel 2015, abbiamo chiuso con un debito i 120-130 milioni, sono previsti per il 2016 e questo è motivo di grande preoccupazione soprattutto da parte del Ministero di almeno 200 milioni, il piano di riordine è stato fatto in fretta, è stato fatto diciamo, in modo secondo me ancora non adeguato a margini enormi di miglioramento e appunto il Ministero ce lo sta facendo notare, tutta una serie di problematiche specifiche, la spesa farmaceutica, gli appalti che si sono fermati, insomma denunciano un vuoto di governance. Non è immaginabile che una macchina così complicata vada avanti da sola senza mani salde sul volante. Ecco, io penso che le mani occorrano. È assolutamente mia convinzione, non lo dico con spirito polemico, l'abbiamo detto anche nell'ambito di un incontro che come gruppo abbiamo avuto con lui. È ovvio che scelga qualsiasi assessore, l'importante è che sia diciamo, assolutamente integerrimo perché ci vuole un'intransigenza morale nel governo di quell'assessorato incredibile e abbia una disponibilità e passione che... Però, eh, Minervini, il, il, volendo farlo... Un volo, volo d'aquila sulla nostra sanità. Noi abbiamo avuto periodi terribili dove forse c'è stata eh, la prima eh, vera documentata infiltrazione di carattere malavitoso nell'ambito, diciamo, proprio delle istituzioni regionali, mi riferisco a tutta la vicenda Cavallaria, eccetera, sì. eccetera. Eh, poi c'è stato eh, il governo Fitto che fa un piano di riordino eh, sanitario, un piano fortemente contestato da Nichi Vendola che fa la campagna e la sua campagna elettorale ma anche da Nichi Vendola pugliesi, sì, sì. Eh, ma Nichi Nichi Vendola cavalcò ne, fatto, la ne fece il suo cavallo di battaglia della campagna elettorale e ha vinto quelle elezioni sì. sulla, sul piano di riordino eh, sanitario eh, quindi eredita una situazione disastrosa anche sotto l'aspetto debitorio dal, dal passato Assume degli impegni in campagna elettorale, l'abolizione dei ticket, cioè tutta una serie di. Poi cosa succede? Che il piano di riordino sanitario di Fitto sostanzialmente resta quello, tant'è che viene confermato all'Ares Morlacco, che era l'estensore materiale del piano di riordino di, di Fitto. I ticket non vengono tagliati, le liste di attesa restano. Forse il principale problema della sanità pugliese, io qualche giorno fa lo posto proprio come piccolo esempio. Un, un signore che doveva fare delle analisi del sangue perché stava male, aveva bisogno di un controllo va bene, e aveva l'esenzione totale. e è stato risposto: Se dobbiamo farlo con l'esenzione totale, deve tornare ad agosto. Va bene. Se no, le deve fare a pagamento e quello ha fatto a pagamento stava male, doveva fare degli accertamenti. Allora, si può stare in questa situazione, si può continuare a stringersi nelle spalle dicendo non c'è rimedio, perché questa è sostanzialmente la risposta che si dà. Poi si attribuisce all'eccesso di prescrizioni. Eh, al fatto che facilmente si richiedono degli esami che potrebbero non essere richiesti, che è anche un, vero, reale. È anche un fatto reale, però, santo cielo, cioè non è possibile, eh, in una situazione oltretutto di crisi economica come quella che stiamo vivendo, eh, stare sotto questa forma di questa spada di Damocle costante. Allora, sono passati dieci anni dall'amministrazione Vendolo un anno dell'amministrazione Emiliano però questo resta un problema enorme oltre poi ai problemi sul territorio, ospedali da chiudere da non chiudere eccetera eccetera eh, qua ci vorrebbe forse tre trasmissioni una, una sequenza di trasmissioni sì. Sì. Eh, io ho provato a, a, a sintetizzare in maniera sì, ma sono tanti, superficiale hai eh, sollevato tantissime questioni Prova ad essere telegrafico a sì. proposito del tema continuità-discontinuità e I primi tre anni del governo Vendola, forse, dal mio punto di vista, lo dico criticamente, sono stati troppo caratterizzati da una scelta di continuità. Fu una scelta politicamente consapevole, eh, di cui anche discuteremo. assessore alla... Eh, vabbè, Morlacro, la banca, che so. va. Cioè, si sì, fece la scelta di accreditamento per il suo sistema per evitare una forma di reazione, di rigetto e quindi di governabilità del sistema, ok? E quello determinò il fatto che abbiamo perso sostanzialmente tre anni, come si può dire, a dilatare le attese. Erano gli anni nei quali si davano reparti a tutti, proprio per risposta al clima di fitto, ai tagli di fitto. Arriva la crisi nel 2008-2009, e cambia il mondo, cambia diciamo, il, il punto di osservazione: no? quello che prima era abbondante diventa immediatamente scarso, traumaticamente scarso, e quindi si è costretto a fare delle scelte draconiane, delle scelte diciamo, in molti, in molti casi impopolari noi siamo passati e nel giro di pochissimi anni dall'idea dell'ospedale di Campanile, più ospedali per tutti, diciamo, sotto casa, ad un'idea che oggi incomincia a diventare senso comune, patrimonio condiviso, di invece ospedali di comprensorio che offrano una risposta ad un territorio più ampio che però garantiscono una elevata qualità. Stiamo, diciamo, ad un metro dalla realizzazione di questo, nel senso che anche le resistenze in questo passaggio sono molto inferiori rispetto a quelle di Fitto, rispetto a quelle dei 12 ospedali che noi chiudemmo con Tommaso Fiore quando fumo sottoposto al primo piano di rientro. Ora, la sanità è ancora piena di problemi. Se la domanda è dobbiamo rassegnarci a convivere con questi problemi, io dico no. Io penso che la complessità di questi problemi è un errore irresponsabile sul piano politico e trasformare in una sorta di alibi, non si può fare niente. Per cui, alla napoletana, no? ma senza andare a Napoli, anche nel Lazio, conviviamo con questa roba, ci stanno un sacco di soldi, un po' si ruba, le cose non funzionano, le liste a testa sono interminabili, non è vero. Questi sono i problemi, ma ciascuno di questi problemi ha una soluzione. È ovvio che la soluzione non viene fuori gratis, richiede lavoro, richiede una strategia, una sì, missione. Ma io non vedo neanche progressi, è questo il problema. Allora, cioè, no. posso la lista dire, la tissa posso, per posso una risonanza no, maggiore. Posso dire che quella que era e quella è. No, no. Allora, occhio, tu che sei giornalista, a fare differenze: accogliere i progressi, i regressi e come si può dire i ritardi. Allora, dieci anni fa. Si moriva, la principale patologia di decesso in Puglia era per patologie cardiologiche. Oggi in Puglia si può dire che si muore raramente per patologie cardiologiche. Con la telecardiologia e con la capacità di intervento che noi abbiamo maturato, oggi in Puglia siamo una delle prime regioni d'Italia, te lo dico da paziente. Dieci anni fa tu la diagnostica visiva avanzata in Puglia non la facevi, non si facevano le PET in Puglia. Adesso, in Barletta, molti centri, come quello di Barletta, che è uno dei centri maggiori di eccellenza, va bene, si fa una diagnostica che consente al paziente di avere, diciamo, un accompagnamento nel percorso terapeutico molto più efficace. Va bene. Allora, ci sono centri di eccellenza... C'è stata una crescita tecnologica, indiscutibilmente. Tecnologica, e infrastrutturale cioè ricordo... Di competenze, che, Roberto. Vent'anni fa 20 anni fa, Barletta si è fatta una colletta Roberto, vorrei... Per vorrei comprare un mammografo. Sì. E oggi, Barletta diciamo, non è si getta i Il ciclotrone e un'equipe di notevolissimo livello. Sì, sì sì, oh, sì, sì. E questo significa anche che nella selezione di quell'equipe... La politica non ha fatto quello che faceva in passato, con la sua invasività, gli e così via. Cioè sono tanti pezzi che si sono avviati a un percorso di risanamento e di cambiamento. Sono ancora, secondo me, un primo, primissimo tratto di strada sulle liste d'attesa. Ci hanno provato diversi, io mi ricordo anche i diversi tentativi che sono stati fatti con professori che sono messi a, a, alla testa di Task Force sulle liste d'attesa e così via. Eh, il problema è che c'è diciamo, questa mescolanza tra eh, inappropriatezza delle prescrizioni che in alcuni casi raggiunge il 40-50%, il che significa che un paziente su due che chiede la prestazione diagnostica non ne ha bisogno e la dimostrazione del fatto che poi non si presenta, e dall'altra parte la faraginosità diciamo, dei percorsi di. Assegnazione. Mi sono trovato in diverse, da pazienti in diverse situazioni, nelle quali adesso con il CUP si prova ad ottimizzare, a dare una risposta a questo, a mettere ordine, per cui tu vai al CUP e fai la prenotazione e ti viene assegnato il centro di diagnostica più vicino e più immediatamente disponibile. Il problema è che mi rendo conto che il problema è complicato. Se al vecchietto di Barletta gli dici che il primo laboratorio utile, disponibile ad Andria, quello ad Andria non ci vuole andare, perché mancano i trasporti pubblici, perché non c'è un servizio, non so se mi spiego. E allora dice, no, io lo voglio a Barletta, e lo riceve dopo sei mesi. È un fenomeno abbastanza ricorrente, che però può trovare una soluzione organizzando il servizio pubblico, organizzando il trasporto pubblico, organizzando anche le forme di assistenza, come l'assistenza domiciliare nei confronti dei centri più deboli, no? cioè tutti i problemi no, le, le risposte Si risposte variegate sì. perché magari al ragazzo, di, al ragazzo della persona vai. di 30 anni dice, vai ad eh. Andrea e eh. 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 privilegio l'anziano nella, nella propria Perfetto. città Perfetto. E Perfetto. Non, non, non. richiede applicazioni richiede lavoro eh, voglio toccare ancora un paio di eh, di temi prima di chiudere questa, questa intervista tu sei stato assessore al personale nella prima legislatura i trasporti nella seconda legislatura eh, eri molto più contento del, del primo mandato eh, nel secondo diciamo l'essere assessore dei trasporti però diciamo ah, un assessorato importante eh, in, stai vedendo discontinuità rispetto a quella che è stata la tua azione di governo o eh, si sta proseguendo su cose che avevi cominciato a fare allora eh. Il primo mandato indubbiamente è stato caratterizzato da slancio, innovazione. Certo. Eravamo quelli che volevano dimostrare all'Italia come si possono fare le cose. C'erano anche più soldi. eh. In un... Sì, ma c'era proprio un clima diverso. Sì, 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 certo. sì. Certamente c'era una disponibilità sì. di risorse pubbliche, però quello che secondo me caratterizzava proprio quegli anni eroici sai, è la fase pionieristica. No? Stai aprendo una strada di dimostrare come si possono fare in modo diverso certe cose e quindi l'urbanistica, pensa al grande lavoro fatto da Angela eh, Barbanente, il turismo, la cultura, un po' tutti quanti volevamo segnare no? un, una strada. E, e sono stati anni molto belli, per quanto Farò mi ricordo. Vorrei chiudere una parente. Ti aspettavi che la Barbanente, la Barbanente che è stata... Eh, io non ho sentito un solo amministratore che abbia parlato male della Barbanente, né di destra né di sinistra. È il caso cioè, di una discontinuità eh, che duole. Eh, diciamo il fatto che non sia stata confermata considerando... Te l'aspettavi, eh, Io credo che mai. Angela Barbanente sia una grande risorsa della comunità pugliese Vabbè, chiusa la parentesi: per capacità amministrativa e visione strategica, no, io, mi, io mi, comunque mi, va bene. Non esprimo un giudizio personale, mi attengo a quello diciamo che, che rispondevano me ne avvalgo eh, quotidianamente, eh, eh, nel eh, senso eh, la mia allora. consulenza. Eh, no, allora sul personale, anche lì, siccome non era mai stata fatta una politica diciamo, sulla struttura amministrativa, e noi avevamo l'idea che invece la regione dovesse diventare ente di governo, ente che produce politiche pubbliche, che non fa gestione del capotaggio, ci costruimmo tutto un modello organizzativo che pian piano abbiamo messo in campo, era il modello Gaia, va bene? È fondato su, poche, su pochi dipartimenti che dovevano diciamo, presidiare le politiche, non la gestione, ma le politiche, il che significa le leggi, i piani, i grandi strumenti che fino al tempo di fitto venivano fatti fuori, la regione era un ente amministrativo, certificava le carte, faceva le procedure burocratiche, ma non era capace di ragionare con la propria testa sui rifiuti, sull'ambiente, sul, sul turismo non so se mi spiego. E per qualificare questa struttura il grande lavoro fatto nel primo mandato fu quello dei concorsi, per la prima volta facevo i concorsi. Furono selezionati oltre 200 dirigenti con concorso pubblico. Abbiamo poi il concorso per D con le progressioni verticali, per la prima volta si entrò nella regione Puglia per merito e la cosa è stata così limpida così trasparente. Diciamo che nessuno di quei concorsi è stato inficiato da ricorsi, da sgambetti, da denunce, eh, indagini della procura, assolutamente limpido. Ora su questo percepisco come si può dire, eh, la voglia di andare oltre in una direzione che non è molto chiara. Io francamente l'attuale modello Maia, che è stato al contrario di Gaia, redatto all'esterno, portato all'interno della struttura amministrativa e approvato senza alcuna forma di condivisione, noi Maia, eh, Gaia lo facemmo, il modello Gaia lo facemmo, io mi feci il giro di tutte le strutture amministrative. Facevamo decine, decine, ogni lunedì pomeriggio alle 2 si lavorava con i sindacati per metterlo a punto, per guardare tutti gli aspetti. Così. cioè, se un lavoro deve incidere, deve essere condiviso certo, socialmente, certo, no? certo. altrimenti resta sulla carta. Io ho la sensazione che stiamo un po' qui, capito? Quindi, l'impressione mia è che, diciamo, su una serie di scelte, forse questa foga dalla discontinuità non si sta rivelando una scelta felice. Andiamo. Ti, ti faccio tornare molfettese diciamo, adesso da espressione eh, telegrafica, un giudizio sul sull'azione del sindaco, un giudizio sull'azione dell'amministrazione. Io tenderei ad associarli perché il sindaco è beh, protagonista abbastanza. Il sindaco ha una maggioranza, un consiglio comunale con le sue problematiche, le fibrillazioni, gli scontri, eccetera, allora, eccetera, la poi c'è l'azione amministrativa. Un'esperienza amministrativa che, come ben sai, è stata molto segnata dalle macerie con le quali si sono, eh, nelle quali si sono imbattuti dal primo giorno, mm. no? dalle sciagure, no? Per cui gran parte del tempo di questa legislatura se ne è andato non proprio per bonificare, per rendere nuovamente agibile la struttura amministrativa e le procedure amministrative che erano state pesantemente manomesse su alcune grandi partite, penso in quella del Porto. Sì, in ma adesso ci parliamo, parliamo del Porto. E, e quindi questo magari in tutta una fase iniziale lunga ha, come si può dire un po' contratto le energie, quello che poteva essere un'energia da investire nella progettualità, nella capacità di innovazione, nella sperimentazione di nuove politiche, è, è stata un'energia assorbita dal riordino diciamo, di questo gigantesco disordine che caratterizzava la struttura amministrativa. Adesso li vedo più diciamo, spigliati, più sereni, e stanno incominciando a pianificare. Diciamo, mettere in campo la visione di città. Faccio due esempi: una è il concorso molto bello sul waterfront, diciamo, l'idea che è giunto il tempo che Molfetta guardi alla sua linea di contatto con il mare nel suo complesso, come una grande risorsa, appunto. No? E quindi, con il tema di uno sviluppo anche di un'opportunità di portistica, con e la riorganizzazione del porto peschereccio e con la ricostruzione proprio di tutto il fronte mare da nord a sud della città e l'altro intervento diciamo che ha questo slancio un po' strategico di prospettiva è il piano della mobilità sostenibile sta arrivando credo lo presenteranno nei prossimi giorni e la dimostrazione diciamo, che si tocca uno dei gangli vitali della qualità della vita delle città, diciamo, i temi grandi, diciamo, le priorità delle città sono i rifiuti, la sicurezza, eh, il traffico, gli spazi verdi, no? si tocca uno dei grandi punti e quindi significa che in quest'ultimo scorcio sta recuperando slancio, sta recuperando prospettiva. Sono molto preoccupato perché il quadro politico, il tessuto politico... Diciamo, in questo momento mi sembra più segnato da sfilacciamenti, da tensioni. Manca la questione diciamo, di un patto con la città, no? e per cui le forze politiche stanno un po' fibrillando, soprattutto il Partito Democratico, che ha al suo interno una spaccatura piuttosto evidente e che non garantisce più diciamo, quella stabilità necessaria per poter ragionare anche su obiettivi amministrativi. E voglio chiudere con, con il posto. La, la vicenda giudiziaria, il sequestro, esplose quando il sindaco Paola Natalichi che non era stato eletto da molto. Io all'epoca ebbi a dire guai, quello è il porto di Molfetta, guai a considerarlo il porto di Azzolini. Va bene, allora, perché se voi lo guardate come il porto di Azzolini, diciamo beh, se la vedesse... Fattissimo. Invece quello è il porto di Molfetta. Guardarlo come il porto d'Azzolini si rischia di avere una nuova gioia tauro, cioè un monumento incompleto per i prossimi decenni. Io tutti d'accordo, però temo che nei fatti, eh, considerando anche il timore di metterci le mani, per carità, perché qui già un, un sindaco ogni un firma che mette... Eh, deve aspettarsi ancora, di tutto, in parte ancora sequestrato, ha eh, esatto. eh, a che fare con le autorità giudiziarie ho l'impressione che no, eh, ti dico due si cose: la un po prima è di totale la... condivisione con questa tua convinzione. Perché io penso che Molfetta di una infrastruttura portuale adeguata ne avesse bisogno. Tu sai che appunto, negli anni in cui <ride> sono stato sindaco di Molfetta nel 94-90 e 90, 2000. Una delle scelte strategiche eh, diciamo, che mi accredito di quegli anni fu la realizzazione della zona Asi. Mm. La zona asi di Molfetta sostanzialmente è una sorta di retroporto di quel porto. Mm. Ha bisogno di quell'infrastruttura, i flussi che determina, i flussi di merci che determinano. Eh, tutte le imprese, l'articolato sistema, sistema di imprese ha bisogno di un asse di comunicazioni anche navale. No? Questo giustifica anche il raccordo stradale. Esattamente sì, cioè lì si sta potenzialmente, si stanno combinando le condizioni per una infrastrutturazione virtuosa di quell'area che eleva notevolmente le potenzialità competitive. L'errore di Azzollini e la sua megalomania, la sua diciamo, idea appunto di fare delle cose che magari spesso si staccano, si scollano dalla realtà. no? di non aver ragionato diciamo, sulle caratteristiche di quelle infrastrutture perché servissi a questo scopo e quindi è venuta fuori un'opera diciamo, con tutti i difetti, adesso tra, tralascio quelli giudiziari, con i difetti tecnici, che si possono correggere soprattutto in questa fase in cui la Procura ha detto, la Procura e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici hanno detto dovete rifare il progetto di completamento e quindi lì qualche correzione per fare in modo che sia un porto adeguato alla tipologia di flussi di traffico, perché è assurdo fare un'infrastruttura senza rendersi conto quali sono le merci che passeranno, da dove verranno, che tipo di barche, che esigenze tecniche hanno quelle barche, non so se mi spiego. Non puoi fare un porto e scoprire che il fondale di 6 metri è insufficiente per far attraccare certo tipo di barche. Non so, allora, c'è di positivo un lavoro che per la prima volta si sta attivando dal basso per un gruppo, per l'iniziativa di un gruppo di cittadini, molto qualificati, diciamo esperti del settore e così via, che hanno promosso un gruppo civico che si chiama Sailor, il quale per la prima volta ha ha elaborato una visione strategica delle quattro funzioni del porto, quella commerciale, dicendo, facendo un'analisi anche dei mercati di riferimento di Molfetta e della Puglia, dicendo, Molfetta, questo può prendere. Due, la questione del porto turistico che il vecchio piano regolatore collocava la secca dei pali che invece avendo avuto la contrazione della flotta peschereccio Molfetto non ha più 150, ne ha 40 quindi mezzo porto vecchio storico è vuoto quindi l'idea di collocare diciamo a ridosso della zona della Capitaneria il porto turistico la riorganizzazione del porto peschereccio a ridosso del mercato ittico con una funzionalità anche logistica elevata e la riqualificazione dei cantieri. Qualche settimana fa, due settimane fa, hanno presentato questa visione diciamo, alla città. Io penso che quello sia dietro la cosa molto bella: non era mai accaduto a Molfetta, che ci sta l'associazione imprenditori e i molfettesi, l'associazione armatori da pesca, ci stanno tutte le associazioni di promozione della vela e del sport nautici. Insomma. Ci e anche questa è un'operazione condivisa. Ci sta il sistema portuale molfettese. Io spero, e per quanto mi riguarda come regione, diciamo, come si può dire, sottoscrivo quell'ipotesi di percorso. Spero che tutte le altre istituzioni, che l'amministrazione rapidamente la faccia sua e che anche Tonino Azzollini, diciamo, all'interno di questa rielaborazione possa vedere la valorizzazione anche della sua, della sua infrastruttura. Lavoro, certo. no? e la cosa che mi convince di questa proposta eh, di lavoro di Sailor è che dice nell'emore che il percorso di diciamo, rielaborazione del nuovo mh, porto mercantile diciamo, che a tempi non brevi perché appunto ci sono diciamo, vicende giudiziarie eccetera eccetera, proceda immediatamente però il porto peschereccio si può riorganizzare, il porto turistico può partire con soldi e con procedure amministrative estremamente snelle. Cioè l'idea, perché adesso quello che dicevi tu, il rischio è che si incrosti il fatalismo, no? Ormai lì è morto, non si può fare più niente. Se invece si mette in moto un meccanismo per il quale incomincia a nascere il porto turistico, si riorganizza il porto peschereccio, incomincia un ragionamento sulla riqualificazione. Nel si vedono i lavori in corso. Nel frattempo, tu rifai il progetto di completamento del porto commerciale, cioè hai la sensazione di work in progress e non di una opera stagnante a consegnare. Diciamo. Speriamo, staremo a vedere. Ecco. Nel 94, quando ti candidassi sindaco per la prima volta. Tu eri un ricordo, testimone storico. Sì, il, sono, ahimè, memoria. <ride> c'era eh, il tuo slogan: erano dati i fazzoletti, e c'era sì, sì. questo simbolo, cioè il nodo del fazzoletto. Era per non dimenticare me, sì. quella era la memoria. Si sono sciolti tutti questi fazzoletti? Alcuni sì, alcuni probabilmente sono ancora non dati. Molfetta è diversa. Oggi c'è la zona artigianale, la zona industriale. Il centro storico è stato recuperato. Ti ricordi cos'era il centro storico? Oh. Era Beirut. No. centro storico no, oggi è, 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 è di spazio cioè ma proprio distrutto, vandalizzato, sì. abbandonato il ma devo di... dire che eh, su questo devo spezzare però una lancia perché tutte le amministrazioni poi sono interessate al centro assolutamente storico. sì però all'epoca eh, tu iniziasti con la ristrutturazione io ricordo che venne a fare l'inaugurazione vorrei... del torrione passeri eh certo, che certo. fu diciamo certo. il primo genienzi. uno delle prime sì. fu l'inizio dei lavori in corso che dicevamo del parco ti Del ricordassi porto. che in quella campagna elettorale il confronto era tra noi che dicevamo: Si può ancora salvare il moribondo, il vecchietto, sì. il centro storico, e la destra che diceva: No, bisogna radere al suolo, è andato ormai. Cioè, il merito che mi accredito in quella scelta è di aver difeso. E, diciamo, un'operazione che in quel momento sembrava impossibile, no? beh, per era un'operazione molto... di FI, considerando che non si sapevano sì, manco chi erano sì, i proprietari, sì, sì, sì. c'erano cioè, tutte e una. Per cui, diciamo, molti nodi si sono sciolti, le cose vanno avanti, no? e però come si può dire, la strada non finisce mai. Grazie, Guglielmo Minervini A me fa sempre piacere averti come mio ospite. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta di